Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'incontro di questa sera sul tema Giovani e formazione, tutti abili per una vita da protagonisti. È un titolo impegnativo, è un titolo positivo, un titolo che apre a una speranza e noi sappiamo quanto questo sia oggi necessario in una situazione difficile. Ricordo solo qualche dato tra i tanti. In Italia la popolazione attiva che ha terminato la scuola secondaria superiore pare al 68%, il 18% in meno della media dei paesi Ocse e anche tra i giovani il divario resta molto grande, so sono 11 punti percentuali. Sappiamo e abbiamo letto che ormai sono più di 2 milioni le persone in Italia tra i 15 e i 34 anni che non lavorano e che non vanno a scuola. E anche tra quelli che vanno a scuola tutte le indagini rivelano come cresce una disaffezione, come è difficile terminare il percorso. Il 30% dei nostri giovani si diploma con uno o più anni di ritardo. Così come è molto difficile l'accesso al lavoro, il primo inserimento al lavoro dei giovani è situato in media al 25 anno di età e per oltre il 45% di queste persone fino a 35 anni non vi è coerenza tra il percorso educativo, il percorso formativo frequentato e l'introduzione nel settore del mercato del lavoro. A fronte di questa situazione, di questi dati che sono oggettivi, abbiamo anche sentito negli ultimi tempi spesso parlare di emergenza educativa, un tema di cui si parla sempre di più, ma dobbiamo registrare che purtroppo ancora non è stato fatto quello che sarebbe necessario per affrontare questo sistematicamente, anche a livello istituzionale, spesso anche a livello delle regioni e di diverse regioni italiane. Sono passati infatti otto anni da quando la legge Moratti è stata promulgata sulla riforma del sistema del secondo ciclo e anche della formazione professionale e dopo otto anni anche gli aspetti ordinamentali ancora non sono stati completati. Ci sono altri strumenti, e il Ministro Sacconi credo stasera ce ne parlerà, importanti per l'introduzione al lavoro e che sono legati all'aspetto educativo e formativo come l'apprendistato che ancora in Italia non hanno conosciuto in questi anni uno sviluppo adeguato. E di fronte a questo abbiamo anche una serie di analisi che sempre più sottolineano un aspetto, un aspetto che è legato al tema del desiderio. L'ultima indagine del Census a Porto de Rita sottolinea e dice esplicitamente: non si vede il desiderio tra i giovani. Ma noi stasera vorremmo affrontarlo radicalmente questo aspetto, perché. Non è possibile dire che non esiste il desiderio tra i giovani, non è possibile pensare che il cuore dell'uomo non si esprima in un desiderio e tanto più non è possibile pensare che questo possa accadere in un adolescente. Oggi e stasera sentiremo raccontare alcune esperienze in cui adulti che si sono appassionati al destino dei giovani e che si sono messi in gioco partendo dalla coscienza del valore infinito che ogni persona e ogni giovane ha e si sono messi di fianco a questi giovani, scoprendo insieme a loro i loro talenti, aiutandoli cioè a diventare protagonisti. E alcuni di questi esempi sono figli di una storia che dura da tanti anni, che comincia da lontano. Era il 1852 quando Giovanni Bosco cominciò la sua grande storia, che oggi è presente in tutto il mondo, con sarti, falegnami, fabbri, a rispondere all'esigenza educativa dei giovani del suo tempo. Un'attenzione che rivolse anche al lavoro. Tengo nel mio ufficio una riproduzione bellissima del primo contratto ante di apprendistato in cui. Giovanni Bosco era il tutore del rapporto tra questo ragazzo introdotto al mondo del lavoro e l'azienda in cui andava a lavorare. Ci sono esperienze che partono da un'idea di educazione, come ci ha ricordato a tanti di noi Don Giussani tante volte, che è incentrata sull'introduzione alla realtà, sull'introduzione alla realtà totale, un metodo che parte da una tradizione viva. Con cui confrontarsi, che viene sottoposto a una revisione continua, critica, e che vede protagonisti giovani adulti, professori e allievi dentro l'avventura della conoscenza e dentro un rapporto di affezione, dentro la capacità di generare amicizia. Ma questa storia, che nasce così da lontano, è viva e presente ancora oggi alimentata negli anni, come ci hanno ricordato ieri Giorgio Vitadini e il Presidente napolitano, da realtà cattoliche, socialiste, operaie, liberali, realtà sussidiarie, come diciamo tante volte qui al meeting, capaci cioè di parlare al cuore dei giovani, di ridestare in loro il desiderio di costruzione e di bellezza. Ne abbiamo incontrate tante al meeting in questi anni, penso agli amici di Cometa, alla Piazza dei Mestieri, ad Aslam, al Sermig, all'esperienza di San Patrignano, tante che rendono evidente la contemporaneità, cioè la presenza oggi di questa passione ideale e di questa grande tradizione. È da qui allora che noi vogliamo ripartire. Noi vediamo tante esperienze in giro per l'Italia. Dove, quando non predomina una mentalità statalista, cioè antisussidiaria, dove si provano a fare leggi intelligenti, questi contributi crescono, queste realtà riescono a dare un contributo vero e non si tratta di una sterile battaglia, come ha ricordato bene il rapporto di quest'anno della Fondazione per la sussidiarietà tra il privato e lo Stato perché la sussidiarietà, la capacità di stare davanti alla ferita che tanti giovani sono, alla domanda che ci aprono, non è un problema se si è una scuola privata, una scuola statale o se si è un centro di formazione professionale. È un modo di stare davanti alla realtà. E allora io do subito la parola ringraziandolo per la sua presenza e per la sua amicizia che dura ormai da tanti anni. All'amico e al ministro Maurizio Sacconi per il primo intervento. Grazie. Io sono particolarmente onorato di poter rendere alcune considerazioni sul tema di questo incontro. I giovani, la formazione, l'abilità di tutti per una vita da protagonisti alla presenza uh, di persone che a loro volta rappresentano straordinarie esperienze eh, alle quali queste considerazioni si sono ispirate. Mi riferisco all'esperienza all globale eh, dei salesiani, ma anche alle esperienze della piazza dei mestieri e di altre eh, forme non profittevoli che eh, si sono lodevolmente prodotte nel nostro, nella nostra società, nella nostra ricca società. I giovani in Italia più che altrove rappresentano un'autentica emergenza a causa delle elevate possibilità di esclusione dal mercato del lavoro, quale conseguenza del disastro educativo che si è prodotto a partire dagli anni 70, della contrapposizione tra tipologie lavorative iperprotette ed altre più insicure, del dualismo territoriale. Dei profondi elementi di instabilità e di incertezza che frenano ovunque la crescita delle economie e della nuova occupazione. La generazione di coloro che si avvicinano al lavoro paga molto spesso la sfortuna di avere avuto insieme cattivi genitori e cattivi maestri, in quanto formatisi nel peggiore decennio della vita repubblicana. Pochi per contrazione demografica, lasciati soli non accompagnati alle scelte educative da genitori distratti e occupati troppo con se stessi, compensati con il calore ingannevole di una serra domestica protettiva, disorientati da un'offerta educativa frammentata e largamente dequalificata anche perché rigidamente separata dal lavoro e si sono trattati oggi con diffidenza dal sistema produttivo. Ne sono espressione le due patologie opposte dell'abbandono precoce della scuola e del disadattamento scolastico di chi realizza faticosamente lunghi e dequalificati percorsi educativi. Come in nessun altro paese si produce il fenomeno dei giovani vecchi, di coloro che entrano tardi e male in contatto con il mercato del lavoro, manifestazione evidente del fallimento educativo. Il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle disponibili, in Italia più marcato che altrove, costituisce una sorta di controprova del problema. Eppure la loro vitalità, la vitalità dei giovani, è ancora più necessaria nel tempo in cui cambiano radicalmente i paradigmi dello sviluppo e le generazioni adulte risultano spesso prigioniere del passato superare la separazione con il mondo del lavoro è decisivo. Proprio l'aspetto più criticato dai detrattori di apprendistato e formazione professionale, cioè il possibile sfruttamento del giovane da parte dell'imprenditore, è forse il fattore educativo più determinante per esperienze formative professionali. Le prime esperienze di lavoro diventano Vere e proprie esperienze educative, dove per la prima volta c'è un adulto da seguire, cui obbedire, che non acconsente a tutto, che pone degli orari e delle regole chiare per la convivenza. E i risultati di questo metodo sono subito verificabili: il successo, il buon esito dell'attività, la possibilità di fare un buon lavoro. E se il lavoro è buono, vuol dire che il metodo funziona, ci si può fidare si può seguirlo, è l'educazione. Le strategie educative elitiste che hanno ispirato le politiche italiane dell'Ottocento e del Novecento sono manifestamente inadatte a vincere l'ampiezza delle sfide connesse alla fine del tempo dell'uso smodato del debito, alla globalizzazione del mercato del lavoro, alla rivoluzione tecnologica all'evoluzione delle attività economiche verso la dimensione quaternaria. Se fino a 15 anni or sono ci si poteva forse ancora permettere il lusso di formare pochi giovani, i cosiddetti migliori, fino al livello superiore degli studi, perché comunque quelli che sopravvivevano alla selezione scolastica e universitaria potevano risultare sufficienti. A soddisfare le domande poste dalle dinamiche culturali, scientifico-tecnologiche, economiche e sociali del paese, già oggi non siamo e ancor più domani non saremo nelle stesse condizioni. Nei prossimi decenni, infatti, non potremo più accontentarci, come accade ora, del 35 per cento di una generazione già scarsa che si laurea dopo che per il 51 per cento si è iscritta all'università. Ma dovremmo impegnarci per far acquisire un'istruzione e una formazione di qualità superiore a tutti i giovani o almeno raggiungere un'istruzione e una formazione di qualità comunque superiore al livello delle percentuali che oggi possiamo vantare per il diploma di scuola secondaria di primo grado, cioè il 99 di una generazione. Il presupposto di questo obiettivo è una concezione non uniforme della qualità educativa superiore. Non esiste giovane che non possa eccellere in qualche cosa, in qualche campo. Si tratta di metterlo nella, nelle condizioni di scoprire come, dove, in quali circostanze queste sue qualità, progressivamente esercitate e robustite, possano essere occasione per valorizzare la propria formazione integrale e per contribuire al benessere materiale e spirituale della società come recita la nostra Carta Costituzionale. I nostri pochi giovani quindi, tutti, nessuno escluso, sono troppo indispensabili e preziosi per non mirare all'eccellenza personale di ciascuno e per non dissipare neanche una delle loro capacità. Se non si vuole perseguire questo obiettivo, perché ogni essere umano ha in sé per sé come persona il diritto inalienabile e costitutivo alla massima ed armonica educazione possibile, lo si deve comunque assumere per i vantaggi economici, sociali e civili che tale diritto procura a tutti. Non possiamo più peraltro dichiarare che l'articolo 34 della Carta, con l'articolo 34 della Carta, che soltanto i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Al contrario, dobbiamo affermare che ogni cittadino ha il diritto di sviluppare fino al livello della qualità superiore le capacità personali nelle quali accelle e al contempo il dovere di trasformarle in competenze educative, culturali e professionali da mettere al servizio della società. Il problema? È piuttosto vedere con quali ordinamenti delle istituzioni formative è realistico concretizzare questo disegno e con quali valori educativi, culturali e professionali riempirle di strategie e di significati. Sul piano ordinamentale si tratta di consolidare la strada avviata in questo ultimo decennio riqualificando in primo luogo il sistema educativo di istruzione e di formazione secondario e superiore governato dallo Stato. 12 o 13 anni di studio preuniversitari cui possano seguire lauree, lauree specialistiche e dottorati in università. In secondo luogo, è indispensabile robustire in quantità e qualità su tutto il territorio nazionale, dopo il primo ciclo di studi, l'offerta del sistema di istruzione e di formazione professionale secondaria e superiore governato dalle regioni. Il vantaggio di questo sistema sta nella sua flessibilità. Dopo tre anni rilascia qualifiche professionali, dopo quattro diplomi professionali, dopo altri uno o due anni a seconda delle tipologie lavorative, consente l'acquisizione negli FTS, negli Istituti di Formazione Tecnica Superiore, di diplomi professionali superiori. Allo stesso tempo, dopo il quarto anno, permette la possibilità di transitare nel sistema governato dallo Stato per sostenere gli esami di Stato e di conseguenza accedere all'università. Certo, resta aperto il problema di integrare maggiormente l'offerta formativa degli ITS statali, successivi all'esame di Stato, e degli FTS regionali, successivi al diploma professionale, per una formazione tecnico-professionale superiore concorrenziale alla stessa università. In terzo luogo, è sempre più urgente mettere a disposizione dei giovani dai 15 anni in avanti un organico e qualificato sistema dell'apprendistato in diritto dovere di istruzione e di formazione e di alta formazione che in connessione con il sistema statale e regionale consenta l'acquisizione di qualifiche, di diplomi secondari e superiori, di lauree e dottorati in stretto e quotidiano contatto con l'impresa e con il mondo del lavoro. Il vantaggio è duplice. Da un lato le aziende sono incentivate ad essere formative e in questo modo orientate all'innovazione. Dall'altro i giovani acquisiscono non solo competenze professionali ma anche e soprattutto umane e culturali volte al pieno sviluppo della persona umana. Sono ridicole le proposte di un fumoso contratto di avvenire incentivato o più in generale di abbattere il costo del lavoro dei giovani perché dimenticano la convenienza dell'apprendistato che c'è e di quello soprattutto riformato che fra poco ci sarà dal punto di vista delle agevolazioni contributive corrisposte peraltro in cambio di un dovere formativo da parte dell'impresa. Anzi è paradossale che tali proposte vengano proprio da coloro che hanno incrementato la contribuzione previdenziale in apprendistato per finanziare parte dei maggiori oneri conseguenti alla riduzione dell'età di pensione solo quattro anni or sono. Il governo ha recentemente varato la riforma dell'apprendistato nella forma di un testo unico, snello e comprensibile di soli sette articoli, con l'obiettivo di farne il modo tipico di ingresso nel mercato del lavoro a fasi successive, attraverso un contratto a tempo indeterminato che prevede una prova un inserimento in modalità formativa e infine la possibilità di stabilizzare senza soluzione di continuità in ragione delle competenze che si sono acquisite. L'apprendistato non è quindi un contratto precario, anzi è un investimento reciproco in esperienze e competenze per il lavoratore e l'imprenditore, è lo strumento principe per allineare le competenze possedute dai nostri giovani a quelle richieste dal mercato del lavoro attraverso il suo, il suo drastico riorientamento dalle procedure ai risultati di occupabilità. La riforma rivaluta la funzione formativa del lavoro e dell'impresa, responsabilizza la contrattazione collettiva, rispetta il complesso riparto di competenze tra Stato e Regioni e supera le rigidità e le complessità burocratico-amministrative che hanno sempre ostacolato il decollo del vecchio apprendistato consentendo un regime transitorio di non più di sei mesi. Attualmente solo il 25% degli apprendisti riceve una qualche forma di formazione, spesso inefficace perché organizzata pubblicisticamente a prescindere dalle caratteristiche del giovane e da quelle dell'impresa. In Germania, dove l'apprendistato è accettato innanzitutto culturalmente, l'80% degli apprendisti ha meno di 20 anni. In Francia, il 63% ha un'età non superiore ai 18 anni. In Italia, invece, il 97% ha più di 18 anni e il 30% più di 25. Il confronto internazionale ci dimostra che nei paesi in cui l'apprendistato funziona, come la Germania, l'Austria, la Svizzera, i tassi di disoccupazione giovanile sono sostanzialmente allineati a quelli degli adulti. La recente riforma francese è come la nostra definita sul modello tedesco, ma comincia a 14 anni, concluso il ciclo di studi secondari inferiori. E io ricordo le polemiche che hanno accompagnato in Italia l'atticipo da 16 a 15 anni dell'apprendistato di primo livello. Nonostante ben 126.000 giovani tra 14 e 17 anni si collochino al di fuori dei percorsi educativi e formativi, questa tipologia di apprendistato diviene ora utilizzabile non solo per i minorenni, ma anche per tutti coloro che arrivano a 25 anni, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro, sulla falsariga del modello duale tedesco, una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale. La diffusa in inattività giovanile Riporta alla mente le osservazioni che nella seconda metà dell'Ottocento due grandi santi impegnati con la formazione dei ragazzi, come San Giovanni Bosco e San Leonardo Murialdo, annotavano a riguardo della situazione della città di Torino. Ambedue i sacerdoti si accorsero dell'ozio e dell'accattonaggio che impedivano ai giovani di imparare un mestiere con cui divengono capaci di guadagnarsi il vitto onoratamente. Diceva Murialdo, vera carità e filantropia si dimostrano maggiormente benefici quando prevengono la povertà. Oltre un secolo dopo sono cambiate le forme del disagio, ma non l'esigenza di fondo. Non si dimentica che ancora oggi il 5,1% dei ragazzi in età da obbligo scolastico è disperso e il tasso di abbandono scolastico è del 19,7%. La regolazione della formazione è demandata alla contrattazione collettiva, soprattutto nel contratto professionalizzante, affinché si produca reciproco adattamento tra le esigenze di occupabilità del giovane e il bisogno di specifiche competenze da parte dell'impresa. Obiettivo concreto è l'acquisizione di un mestiere, ancora più se sostenuto dalla presenza di un maestro. Per cui è fondamentale il coinvolgimento di artigiani, operai, imprenditori appassionati del proprio lavoro ed è logico contenere nel massimo di 120 ore la formazione trasversale esterna per privilegiare quanto più l'apprendimento in ambiente lavorativo. L'apprendistato infine di terzo livello di alta formazione che Marco Biagi disegnò come il percorso ideale di integrazione tra apprendimento ed esperienza lavorativa di buona qualità si allarga ora ai percorsi misti perfino di lavoro e di ricerca, ai dottorati non più solo funzionali alla carriera universitaria e al praticantato per accesso alle professioni ordinistiche. Questa ultima novità è coerente con il dettato della recente manovra economica nella quale si dispone che l'esperienza pratica si realizzi nel percorso universitario per accorciare i tempi di accesso alla professione e che al tirocinante sia corrisposto un equo compenso di natura indennitaria commisurato al suo concreto apporto. Proprio il nuovo apprendistato legittima e sostiene ora una maggiore capacità di prevenzione rispetto all'abuso dei tirocini, dei contratti a termine e delle collaborazioni a progetto, sulla base di una stretta e leale collaborazione tra Stato, Regioni e parti sociali. Le stesse Regioni del Mezzogiorno vi devono concorrere, evitando agevolazioni al lavoro confliggenti con l'obiettivo primario di diffondere l'apprendistato. La recente manovra ha dettato norme di principio affinché le Regioni, in termini uniformi, regolino l'uso dei tirocini di formazione ed orientamento affinché siano contenuti nei percorsi educativi o nel tempo di un anno dopo la laurea o il diploma e per un periodo massimo di sei mesi. La maggiore capacità attribuita alle parti sociali attraverso la contrattazione aziendale o territoriale consente ora loro di aggiungere tutele alle collaborazioni a progetto. Di negoziare la conversione di queste come dei contratti a termine con contratti a tempo indeterminato in cambio di deroghe al regime sanzionatorio del licenziamento o di disciplinare la stabilizzazione dei contratti di apprendistato. Il dualismo del mercato del lavoro tra protetti e non protetti, che ha sin qui penalizzato i giovani, viene superato attraverso la scelta della flessibilità contrattata cui è assegnata la capacità di attrarre investimenti e di incoraggiare la propensione ad assumere con contratti di qualità. In un tempo di fisiologiche e durature aspettative incerte, è essenziale attraverso il concreto dialogo sociale di prossimità creare le condizioni affinché ogni impresa, anche la piccola o medio piccola, si è indotta a tentare le vie dell'espansione, anche se queste sono insicure, perché garantita nella possibilità di un pronto ritiro o di un rapido, ancorché oneroso, adeguamento dei propri collaboratori. Di una tale diffusa attitudine a crescere, sperimentando anche reversibilmente nuovi prodotti o servizi o mercati, beneficerebbero soprattutto i giovani. Infine, in stretta integrazione con i tre percorsi citati dell'istruzione della formazione professionale iniziale, assumerà un ruolo sempre più centrale il sistema della formazione degli adulti e della formazione professionale permanente e ricorrente. Per quanto riguarda i valori educativi, culturali e professionali, indispensabile per orientare e qualificare, ancorché con modalità differenziate, i quattro sistemi formative e ordinamentali, io segnalo queste priorità. In primo luogo, l'epoca in cui il primato degli apprendimenti era riservato alle istituzioni educative formali è finita. Nessun percorso educativo formale può ormai competere con le occasioni sociali che mettono a disposizione apprendimenti informali e occasionali. Internet, social network, videogiochi, smartphone, tablet, iPod, iPad, LIM, cellulari, PC, tv digitale e così via hanno prodotto un'autentica rivoluzione e alle istituzioni educative formali però compete la rivendicazione adesso di un nuovo primato, quello critico riflessivo. Il sistema di istruzione statale dalla scuola primaria fino all'università, il sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale, dal livello secondario a quello superiore, il sistema dell'apprendistato, dalle qualifiche ai dottorati di ricerca, il sistema dell'educazione permanente degli adulti, sono tutti chiamati a promuovere apprendimenti sugli apprendimenti, ad organizzare cioè in maniera riflessiva e critica quelli maturati e maturabili da ciascuno in modo non formale, informale e occasionale. Secondo, è necessario riportare al centro di tutti e quattro i percorsi istituzionali formali la dimensione dell'educazione morale. Essa non si realizza se non è aiutata da alcune esperienze che devono diventare sistematiche non solo nella formazione iniziale ma anche in quella continua. In primo luogo, l'esperienza della fiducia. Queste esperienze cominciano in famiglia, ma non possono non costellare l'intero percorso formativo dei giovani. Esperienze di fiducia nella vita, nelle proprie capacità, nelle relazioni con gli altri, nel futuro, nella possibilità di poter sempre trovare un modo di risolvere i problemi quando ci si mette insieme e si coopera. E poi le esperienze dell'attesa. L'attesa è sul piano dell'educazione moral, morale molto più della speranza. La speranza infatti riguarda la realizzazione di cose che si desiderano o che si vogliono, quindi che non si temono, si ritengono bene e per le quali addirittura ci si impegna affinché accadano. L'attesa invece riguarda l'atteggiamento con cui si aspettano e si affrontano anche le vicende che non si desiderano, che non si vogliono e magari pure si temono perché possono essere per noi male. Educare all'attesa forte e vigile significa allora educare a vedere sempre nella storia esistenziale di ciascuno e di tutti la possibilità di affrontare in maniera positiva e con fiducia qualunque situazione irrompa nella nostra traiettoria. Volgere anche il male imprevisto che ci accade in bene, trovare il vero proprio nel riconoscere ciò che si presenta falso, apprezzare il bello proprio perché si è dinanzi all'avvento del brutto, scoprire l'utile anche nel venire dell'apparentemente inutile, individuare il gusto del dono e della gratuità, perfino alle spalle di quanto entra nel nostro orizzonte di vita come scambio e interesse. E infine l'esperienza della libertà. La libertà non è mai astratta, è sempre concreta, esistenziale, sociale, istituzionale, ordinamentale, viceversa non esiste. E infine davvero l'esperienza della responsabilità, rispondere senza sconti delle decisioni assunte, delle loro conseguenze, verso di noi, verso gli altri, verso lo stesso mondo, in tutti i percorsi educativi, anche e soprattutto in quelli che hanno fine specifico e differenziato le conoscenze teoriche. È indispensabile non trascurare la conoscenza pratica. In caso contrario, crescono i difetti dell'astrattismo e dell'enciclopedismo nozionistico e soltanto informativo, l'esatto contrario, cioè, di un sapere critico. Non si tratta di depotenziare o, peggio, di svilire il valore della conoscenza teorica. Essa, quando è davvero teoresi e scienza, è sempre più indispensabile per capire e dominare la complessità del mondo. Al contrario si tratta di scoprire che non esiste la possibilità di avviare anche i giovani più motivati e inclinati alla coltivazione della conoscenza teorica se non adoperando a questo scopo proprio le virtù della conoscenza pratica. Il sistema formativo esistente ha finora manifestato scarsa considerazione se non addirittura disprezzo nei confronti del lavoro manuale e delle sue potenzialità conoscitive. Raramente il lavoro manuale è considerato qualcosa che possa rivendicare le specificità epistemologiche, la dignità culturale le potenzialità formative della conoscenza pratica, addirittura talvolta visto come qualcosa che non è nemmeno conoscenza pratica, sarebbe soltanto in fatto segno di una sconfitta personale, destinato ai, ai falliti della conoscenza teorica e pratica e sul piano educativo paradigma emblematico dell'esecuzione meccanica, dell'addestramento servile, nonché dello sfruttamento e dell'alienazione umani. La circostanza spiega perché in Italia solo il 5% dei giovani che hanno superato i 15 anni dichiari di vedersi occupato in futuro in un lavoro manuale, mentre in tutti gli altri paesi dell'Ocse la percentuale è ben superiore. La circostanza ci spiega anche alcune scelte di metodi di contenuto che hanno ispirato le, le politiche formative adottate negli ultimi decenni. Per esempio, cancellare dai programmi di insegnamento delle scuole del primo ciclo di istruzione qualunque riferimento al lavoro manuale o alle attività manuali e pratiche e diffidare da esperienze e riferimenti di questo tipo anche scu nelle scuole del secondo ciclo. L'ultimo principio riguarda davvero il definitivo superamento del paradigma della rigidità professionale. Nell'abitudine da cui proveniamo sono ancora troppo diffusi alcuni pregiudizi. In base al primo ci si dovrebbe preparare dalla preadolescenza alla giovinezza ad improdonirsi bene di una sola professionalità. I dati formativi decisivi per il buon svolgimento di qualsiasi lavoro si lancerebbero soltanto nell'attività evolutiva e non anche e soprattutto durante l'intero arco della vita, sul lavoro, in base al secondo pregiudizio poi si ritiene che tale professionalità si debba esercitare più o meno allo stesso modo per tutta la vita lavorativa fino alla pensione. Da qui anche l'ideale del posto fisso a vita. In base al terzo pregiudizio infine sarebbe bene entrare nel mercato del lavoro svolgendo soltanto il mestiere preferito e per il quale ci si sarebbe preparati nell'età evolutiva perché una volta entrati non sarebbe più possibile né cambiarlo né migliorarlo. Occorre incrementare nella formazione iniziale e nella formazione continua le capacità di adattamento, la flessibilità adattiva, le competenze creative e innovative, il desiderio di impadronirsi degli strumenti e delle occasioni necessarie per imparare a svolgere bene e con cultura quanti più lavori possibile, aprendosi perfino a tipologie lavorative tra loro distanti. L'abitudine costante a rigore e alla serietà nelle cose piccole e in quelle grandi, la disponibilità ad allargare in maniera sempre più soddisfacente le relazioni interpersonali per creare contesti adatti a tollerare il cambiamento grazie all'aiuto reciproco e alla collaborazione. Per quanto riguarda l'attività di Governo, vorrei solo segnalare il Piano nazionale per l'occupabilità dei giovani, promosso dal mio ministero con quelli dell'istruzione e della gioventù quale strumento di coordinamento e di monitoraggio di nove linee di intervento per una spesa complessiva in corso di oltre un miliardo. Ricordo i principi, questi, queste nove linee, il monitoraggio su base provinciale ogni tre mesi delle professionalità richieste da, dal, dai mercati del lavoro locali e più in generale di quelle possedute dai giovani italiani. L'orientamento alle scelte scolastiche e formative a partire dalle scuole del primo ciclo attraverso il miglioramento dell'offerta formativa soprattutto degli istituti tecnici e professionali. L'integrazione scuola, università, lavoro attraverso il nuovo apprendistato, i nuovi istituti tecnici superiori, i dottorati di ricerca. L'istituzione dei fondi per il merito e per lo studio dedicati ai giovani meritevoli. I servizi di accompagnamento al lavoro che sono stati liberalizzati presso le scuole superiori, gli ITS e le università, i servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro anche attraverso l'attivazione dei servizi di placement e l'obbligo di pubblicare sui rispettivi siti internet e sul portale istituzionale Clic Lavoro i curricula dei propri studenti per incentivare e rendere più trasparente l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. I contratti di primo impiego, dal nuovo imprendistato alla incentivazione contrattuale o finanziaria di rapporti di lavoro di qualità, la promozione dell'autoimprenditorialità e l'accesso alle professioni dal, dal praticantato in periodo universitario alla norma per cui tutte le nuove attività di impresa create da giovani beneficiano di una fiscalità forfettaria del 5% per i primi 5 anni di attività la diffusione della cultura della previdenza e della sicurezza sul lavoro nelle scuole, il contrasto al lavoro giovanile irregolare e sommerso attraverso la promozione dei buoni prepagati per i lavori occasionali e la recente integrazione delle attività ispettive del sistema lavoro con la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, le stazioni territoriali, l'arma dei Carabinieri. Concludendo, l'occupabilità dei giovani. La loro diffusa capacità di essere utili a sé e agli altri in un tempo così denso di cambiamenti dipendono certamente dalla efficienza delle politiche pubbliche, ma ancor più dai valori che i decisori assumono a fondamento di esse. Nella buona eccezione italiana, costituita dal saldo ancoraggio della nostra società, nonostante tutto, ai solidi riferimenti della tradizione nazionale. Sarebbe ancor più colpevole trascurare i valori non negoziabili della persona o le sue proiezioni relazionali nella famiglia o nelle infinite forme comunitarie. I nostri figli non saranno competitivi e perciò capaci di sostenere le difficili vie della crescita economica se non sapranno riconoscere e proteggere la vita nelle sue condizioni di massima fragilità se non saranno disponibili ad accogliere la nuova vita considerando la famiglia e la procreazione un fondamentale compimento di sé, se non saranno consapevoli che l'etica costituisce il necessario riferimento della scienza e della tecnica, se attenderanno dallo Stato la risposta ai propri bisogni e alle proprie aspettative, anziché organizzare subito con altri soluzioni solidali. Sono profili fondamentali della nostra società che non possono essere confinati nella dimensione privata dei singoli, ma che appartengono inesorabilmente alla responsabilità della dimensione pubblica. Vittadini ci ha ricordato peraltro che i giovani chiedono proposte credibili, educative, mosse da ideali e Benedetto XVI nel suo messaggio per la giornata mondiale della gioventù ci ha confortato affermando che è parte dell'essere giovane e desiderare qualcosa di più della quotidianità regolare, di un impiego sicuro e sentire l'anelito per ciò che è realmente grande. E questo lo scopo e il valore dell'educazione, della formazione: salvare e favorire quell'anelito, quel meglio di sé che ognuno porta scritto nel cuore. Così può accadere quella immensa certezza di cui parla il titolo del meeting. Grazie. Grazie, Grazie al Ministro Sacconi eh, in questo quadro eh, organico in questa disamina della situazione, sempre molto attenta, come diceva anche lui alla fine, al valore su cui si fondano le politiche, che vuol dire al punto da cui originano, qual è la concezione dalla quale queste politiche si dipanano, senza dimenticare, come lui stesso ha ancora detto, la necessità di un'efficienza delle politiche pubbliche, una necessità resa difficile dai tempi, ma su cui noi sempre... Con grande amicizia incalziamo e continueremo a incalzare chi ha responsabilità di governo proprio perché pensiamo che su questo tema così decisivo purtroppo non sia ancora stato fatto a sufficienza. È un tema è un tema veramente difficile perché è facile dire in un convegno, come tante volte a ciascuno di noi per primo accade, discutere dell'importanza, dell'aspetto essenziale dell'emergenza educativa, dei giovani per il futuro, dei giovani per lo sviluppo. Ma nel momento in cui bisogna fare una scelta e bisogna fare una scelta concreta, nel momento in cui bisogna decidere se può esserci o non esserci uno spazio aperto vero per la libertà di insegnamento, ovviamente queste cose, come tante altre, hanno un grande impatto economico e diventano difficili. Ma noi continueremo su questo punto che riteniamo essenziale. Ci diceva il ministro Sacconi: dobbiamo sollecitare la libertà, dobbiamo sollecitare la responsabilità dei nostri giovani, mirando a valorizzare il talento di ciascuno di loro, mirando all'eccellenza. E allora. Noi vogliamo tentare di documentare oggi, e così tentiamo di fare anche la più grande storia che al meeting viene documentata, che è vero, il punto è non aspettiamo lo Stato. Si parta a sollecitare questa responsabilità per una passione. E Il primo contributo di questa sera è di Guido Piccarolo, amministratore delegato e cofondatore della Los Angeles Habilitation House, una organizzazione non-profit con finalità sociali, che fornisce servizi per aziende, agenzie no profit e dipartimenti federali e statali. La sua missione è quella di creare e gestire opportunità di lavoro per persone con disabilità mentali e fisiche e con un'attenzione particolare sui reduci delle guerre affetti da disturbi da stress post-traumatico o da lesioni traumatiche. Gli cedo subito la parola per il suo intervento. Sono, sono un po' emozionato. <ride> e, e per me parlare di, di giovani in formazione, eh, tutti abili per una vita a protagonisti, lo voglio fare stasera eh, descrivendo, descrivendo un pochettino della mia vita di questi, ultimi, di questi ultimi anni, di come di fronte a quello che è la realtà mi, mi ha suggerito, mi suggeriva, mi sono giocato con, con un'amica, una, una, un mi, mi sono messo in discussione e, e faccio questo appunto descrivendo, descrivendo un pochettino la mia vita. Per cui oh, è facile che quando parli delle cose più, più care, delle cose più che interessano più la vita, ci si commuove e, e ogni giorno spendere il tempo con questi ragazzi eh, e continuare a commuoversi di fronte a quello che il mistero mi ha dato, mi ha dato nella vita. L'ho scritto perché appunto, a eh, parte il fatto che sono ormai 17 anni che sono, sono in America e sono a quel punto della vita in cui non parli più l'italiano e non parli neanche più l'inglese, per cui è più semplice... Che, che, che lo possa che lo, che lo legga. Nel maggio del 2004 lavoro come analista finanziario per la produzione di cartoni animati alla Walt Disney Company e sto terminando un master in finanza e business internazionale. Durante uno degli ultimi corsi che decido di frequentare, che è sul settore non profit, c'è qualcosa che mi affascina nel modello americano delle non profit. Delle non profit particolarmente l'idea delle social enterprises, che significa sviluppare business con lo scopo di raggiungere fini filantropici. Così decido di incontrarmi con il presidente di una di queste realtà che lavora con i disabili. Ci incontriamo in Portland, in Oregon. Io rimango colpito da quello che vedo. Nella sua azienda lavorano giovani con gravi handicap. Lavorano, sono grati. E contenti me lo ricordo come se fosse ieri la prima volta mentre passavo nella linea di produzione di, nel lavoro mentre lavoravano molti di loro si alzavano arrivavano e ti abbracciavano e mi abbracciavano questo mi ha affascinato e mi ha commosso così tanto che poco prima di, di ripartire al fine di questo, di questi due giorni chiedo a john il presidente di questa non profit, cosa serve per poter cominciare questo lavoro a Los Angeles dove sono io? La sua risposta è semplice e chiara. Scrivi un business plan necessario per presentare la richiesta formale per diventare una non profit che lavora con giovani disabili, ma soprattutto non preoccuparti di stabilire un nuovo programma. Cerca qualcuno, una persona che condivida con te l'ideale che hai. Io lo seguo, comincio a scrivere il business plan e propongo a Nancy, mia collega alla Disney, in cui intravedo lo stesso mio ideale, di condividere questa avventura con me. Così nella primavera del 2008 nasce il Los Angeles Habilitation House, con la missione di creare lavoro per ragazzi con disabilità fisiche e mentali. Il nostro obiettivo è che attraverso il lavoro i nostri ragazzi possano scoprire, sviluppare ed esprimere i loro talenti, così da contribuire allo sviluppo della società. Questi dovete, la cosa che mi ha più colpito quando abbiamo iniziato, sono tutti i ragazzi che la maggioranza del loro tempo lo passavano seduti su un divano, alcune volte senza neanche l'intrattenimento della televisione, ma a casa aspettando qualcosa, attendendo qualcosa. Così Nancy e io ci licenziamo dalla Disney. La nostra scelta resta, lascia stupiti e increduli i nostri capi e colleghi. In effetti non abbiamo nulla, ma siamo certi di avere tutto, perché certi della nostra fede. Così cominciamo a chiedere, lieti, non preoccupati, chiediamo tutto, dall'iniziale aiuto economico a uno spazio dove stabilire la sede, i tavoli, i computer, le stampanti, le lavagne, sedie, penne e carta, tutto. E improvvisamente mentre chiediamo tutto ci è donato. Ma soprattutto ci è donata una grazia, la grazia di riconoscere e di appartenere a Cristo attraverso quello che ci è donato. E per questo ci scopriamo liberi di fronte ai nostri errori. L'inizio è stato difficile, tante cose che non, non andavano come quello che pensavamo. Certi e liberi nell'accettare le correzioni, nell'intraprendere un'avventura che qualche anno più tardi il padre di uno di questi ragazzi affetto da autismo definirà eroica. La sera, quando l'abbiamo incontrato, un padre di famiglia in cui il figlio non, non lavorava, ci guarda e con le lacrime agli occhi ci dice io ho provato tutto eppure non sono mai riuscito a dargli quello che voi gli state dando, quello che fate è eroico. Un padre, incontriamo persone che di fronte al nostro entusiasmo e alla nostra ingenuità ci chiedono ma chi siete o non ci possono credere, non ci posso credere che avete lasciato il vostro lavoro alla Disney, ma chi ve lo fa fare? E ancora ma voi siete diversi. Questo non è il solito programma. Non partite da un programma e questo continuamente ci ha ride, ridetto. All'inizio del 2009 abbiamo assunto i primi tre ragazzi con disabilità mentali autismo, ritardati, con problemi, ritardati mentali e con uh, quelle che si chiamano learning disability, incapacità, incapacità di leggere e di scrivere. Per cominciare a fare pulizie negli uffici commerciali, in uffici commerciali. la cosa interessante è che l'assunzione avviene con un colloquio di lavoro come in ogni altra azienda. Però gli rivolgiamo una sola domanda. Tu, tu, che cosa desideri? La risposta di Brandon, Steve, Paul è chiara, semplice, scritta nella purezza dei loro occhi, gli occhi di chi attende qualcosa di grande per la propria vita. Io desidero lavorare. Mi sono commosso davanti all'evidenza che l'io, l'altro io, io che è davanti, non è il prodotto di quello che è capace o non è capace di fare, ma è desiderio inequivocabile di rapporto con qualcosa di altro da sé e per realizzarsi ha bisogno di incontrare questo altro. Io ho fatto tanti colloqui in 17 anni, non c'è mai stato nessuno che mi ha fatto la domanda che io ho sempre desiderato, tu, che cosa desideri? qualcuno che prendesse seriamente i miei desideri. Comunque il principale motivo dell'incredulità di chi ci incontrava consisteva nel fatto che tra il 2008 e il 2009 l'America si trovava in piena recessione economica. Nessun altro intorno a noi rischiava qualcosa di nuovo. Noi lasciavamo il nostro lavoro stabile e ben pagato per qualcosa apparentemente di precario, di difficile dare lavoro a quelli che nessuno vuole impiegare. All'inizio del 2009 il Los Angeles Times, principale quotidiano di Los Angeles, riportava che la percentuale di disoccupazione aveva raggiunto il picco più alto degli ultimi 14 anni, arrivando all'8.2%. Dall'ottobre del 2007 all'inizio del 2009 in California, lo stato più ricco e popolato degli USA, erano stati tagliati 101.000 posti di lavoro. Lo stesso articolo si concludeva preannunciando che la situazione sarebbe peggiorata. Infatti da lì a poco il tasso di disoccupazione aveva raggiunto il 12% e adesso è poco meno di questo ancora ora. In una crisi così profonda i soggetti più colpiti erano proprio i più deboli, quelli ritenuti senza speranza. Per darvi un numero in California su 546.000 disabili che cercano lavoro, che vogliono lavorare, che vogliono contribuire, solo il 3% ha un'occupazione. A questa realtà di disabili fisici e mentali negli ultimi dieci anni si è aggiunta quella drammatica di tanti soldati impegnati nelle guerre in Iraq e in Afghanistan. Per darvi un'idea, negli ultimi due conflitti sono stati impiegati circa 2 milioni di militari. Al ritorno dal fronte, circa un terzo, quasi una, un numero quasi 500.000, riporta sindrome, sindrome di post-traumatic stress disorder, cioè di depressioni acute. Negli ultimi giorni ci sono state statistiche che soltanto nel mese di giugno 32 sono stati suicidi. Molti di quali avvengono ancora durante il servizio militare mentre sono in Afghanistan e in Iraq. Questi ragazzi sono giovani, gente, ragazzi tra i, tra i 25, 28, 30 anni, alcuni anche nei vent'anni. Questi ragazzi rientrano dalla guerra e ritrovano un paese non preparato a sostenere il loro reinserimento nella società, perché improvvisamente in preda alla paura di una crisi in cui la via di uscita era complicata e lunga. Come io ho già i miei problemi nella mia azienda e devo impegnarmi con qualcuno che potrebbe arrecarmi più problemi nella vita. Il ritorno in patria di questi ragazzi, che avevano dato tutto per la patria ed erano rimasti segnati per sempre dalla ferocia della guerra, veniva trattato solo come un problema da risolvere. Proprio nell'inizio del 2009, nel periodo in cui avevamo assunto i primi nostri tre ragazzi, leggo su una rivista locale la storia di uno dei tanti giovani redici dall'Iraq, la storia di Gamal, un ragazzo che vive in California. Gamal è uno dei primi Marines a soccorrere le vittime dell'11 settembre ed è anche uno dei primi soldati a partire per l'Iraq. Oggi proseguiva l'articolo, tornato dalla guerra, Gamal non riesce a mantenere nessun lavoro pagare le bollette ed allontanare i continui pensieri di suicidio. A breve avrebbe perso anche la sua casa. L'articolo terminava con queste parole, con le parole di Gamal. E questo mi ha segnato in, in tutti questi, in questi anni. Ogni mattina ho bisogno di trovare una ragione per non uccidermi. E come lui ce ne sono tantissimi. L'impatto con la sua storia mi ha fatto intuire che il dramma di questi ragazzi era il mio stesso dramma, il dramma del cuore che è fatto e chiede l'eternità, il significato della propria vita. Gamal, come me, non chiede innanzitutto un programma di inserimento sociale e di supporto finanziario, anche se questi aiutano. Chiede che ci sia uno, almeno uno, che ti abbracci. E che dentro questo abbraccio comunichi la positività e il significato del vivere, comunichi la speranza. Per questo con abbiamo deciso di cercare di aiutare anche i ragazzi disabili di ritorno dalla guerra, quelli che si chiamano i Wounded Warriors. E così arrivo al presente. Un anno dopo aver letto la storia di Gamal, mi sono ritrovato seduto intorno al tavolo del nostro ufficio. Con Nancy, con... eravamo intorno al tavolo con, con Nancy e 15 di questi ragazzi, reduci dalla guerra. E sono ragazzi che in questi giorni stiamo assumendo per lavorare come assistenti legali in enti pubblici e privati. Mentre pranziamo e parliamo del lavoro, uno di loro, Mike, mi interrompe, tenete presente che quel giorno lì ho, ho preparato un po' di pasta, essendo italiano la cosa che comunichi più facilmente quello che sei è condividendo un piatto di pasta. Ed è una cosa in, non, non, che non capita spesso. E mentre siamo lì che mangiamo e sono colpiti da questo, uno mi chiede: Ma tu, tu perché ci aiuti? Io mi volto e sono sorpreso da questa domanda. Mi volto verso di lui e guardandolo mi accorgo di avere uno sguardo diverso e mi accorgo che è uno sguardo che, che io ho ricevuto e ricevo nel, su di me, nella mia vita, ogni giorno. Allora mi commuovo e penso a questo ragazzo che ha rapporto con un destino, con il destino fatto uomo e con un, full, un filo di voce gli dico quello che avrei voluto dire a Gamal. Io ti aiuto perché c'è una ragione per cui vale la pena alzarsi ogni mattina, vivere e lottare, perché nella mia vita c'è uno che mi dice tu vali. In seguito Mike ci ringraziava perché ha detto voi avete avuto fede in me. Lui come Chris, un altro ragazzo, dieci anni di esercito e due anni in Iraq, questo ragazzo che un giorno durante il lavoro dopo due settimane che lavorava per noi letteralmente a braccio l'ho portato in ospedale perché, per un attacco di, per un attacco di, 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 di stress di, di impossibilità di, 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 neanche, di, neanche di stare in piedi e lui diceva la cosa che l'ha più colpito e questi sono paradossi quando l'ho portato all'ospedale e, e ha scoperto di, di, avere, di soffrire di di traumatiche di, 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 di lesioni mentali quando ho scoperto questo la cosa che più che più lo ha in quel momento lì lo, 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 lo toccava era il fatto che, che io fossi lì in ospedale con lui, che ci fosse uno, uno che è compagno nella vita, e lui diceva attraverso il lavoro che mi avete dato ho riscoperto i talenti che durante gli anni di combattimento in Iraq pensavo di aver completamente perso. ronta un altro ragazzo che è ritorno all'Iraq. Questa possibilità è quello che ho sempre atteso e ora ho ritrovato speranza per me e la mia famiglia. Oggi, dopo tre anni, abbiamo nove dipendenti, di cui sette giovani ragazzi con disabilità mentali e 40 reduci di guerra, 40 che sono in treni, non sono ancora, non sono ancora impiegati. Ma di questi, di questi 40, 5 di loro hanno cominciato a lavorare oggi per noi, con noi. Questi, sono rag questi ragazzi stanno incontrando un'umanità viva, cambiata e resa nuova dall'amore di Cristo, che li guarda e li accompagna nel loro cammino al destino. Aspettatevi un cammino, non un miracolo. Ci ha ripetuto in questi mesi... Don Julian Carron, citando il dialogo di Don Luigi Giussani con alcuni giovani, in un momento di passaggio decisivo per la loro vita. Per me ultimamente oggi il miracolo non sono neanche la creazione di uno, nove, spero, cinquanta, cento posti nuovi di lavoro. Non è neanche la creazione di un nuovo programma che sviluppi meglio la professionalità di ragazzi con disabilità. Non è solo questo, ma è vivere la fede, cioè abbracciare il reale, l'altro che mi è dato così com'è, ultimamente il mistero, dentro lo sguardo di amore e verità che ha investito e investe la mia vita ora. Allora non sono io capace di creare qualcosa di nuovo, ma non è anche il bisogno. Quello che nasce dalla storia di questi anni nasce dall'intelligenza di usare il reale, quello che mi è dato, quello che mi trovo davanti, secondo la sua verità, secondo l'ideale ultimo della vita. Questo per me significa lavorare con questi ragazzi. Come ho fatto, ho detto, ho fatto l'analista finanziario per 15 anni e ora lavoro con i miei ragazzi, specialmente nel settore delle pulizie. Non ho studiato psicologia, non sono uno psichiatra, non sono nemmeno un esperto nell'integrazione lavorativa di malati mentali. Ogni giorno per me insegnare loro il mestiere significa guardare al loro cuore, prendere sul serio le esigenze del loro cuore, quel bisogno d'infinito per cui siamo fatti. Sto scoprendo che la vera difficoltà non è formarli al lavoro e che ciò che li blocca nella vita, essere seduti su un divano, non è innanzitutto il limite fisico e mentale, ma l'assenza di uno sguardo e un abbraccio alla loro umanità come Dio ci guarda e ci abbraccia. Per me cominciare a scoprirsi uomini occorre qualcuno che ci guardi e ci abbracci secondo tutte le esigenze del nostro cuore. E racconto una storia breve. Spesso in questi anni mi è successo di incontrare gente bravissima, no? Che sanno fare il loro mestiere bene e molto competente nel campo sociale, che conosce il cosiddetto programma e il manuale perfettamente. Poi in America si sono specializzati nel disegnare il programma più perfetto perfettamente che lo, che, lo, che, che lo applica alla lettera, e sono anche belli, non lo dico, con, 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 lo dico proprio con, eh, con sincerità, ma arrivi sempre a un punto in cui, di fronte all'esigenza umana, il programma non funziona, e allora si getta la spugna. They give up. Per esempio, lo Stato offre dei tutor sul lavoro, una forma di supporto professionale a questi ragazzi durante il lavoro. È successo che uno dei miei ragazzi con una, con una forma severa, con una forma di, di autismo, non riusciva mai a finire il suo lavoro nel tempo concordato. Così, e stiamo facendo le pulizie, per cui il, il tempo, il tempo è, quando fai pulizie, è fondamentale. Così, dopo qualche giorno che avevo notato la sua frustrazione per il fatto di finire sempre in ritardo, ho chiesto a questa figura professionale, a questo tu, tu, tutor che dovrebbe aiutare, ho chiesto la ragione del suo ritardo, perché finisce sempre in ritardo? E lei, esperta che sapeva bene, mi guarda e mi dice, ma come? È autistico, è impossibile che riesca a lavorare stando dentro il tempo concordato. Renditi a questa evidenza. Just give up. Io l'ho guardato e mi sono chiesto, mi sono fatto questa domanda, ma nella mia vita qualcuno si è mai arreso di fronte al mio limite? No, qualcuno mi continua a perdonare e si compiace di me. Allora l'ho preso con me. Con la stessa passione e tenerezza con cui ogni giorno io sono preso. Per una settimana abbiamo lavorato insieme. Oggi lui finisce il suo lavoro in tempo come tutti gli altri. Con il sorriso, il sorriso di chi è certo che nulla è contro di lui. Per questo, ne finisco. Abilità e protagonismo nella vita nascono dalla certezza e il giudizio di essere voluti e amati. E così, tornando a quello che dicevo all'inizio, per me il, in, il vero investimento che genera il cambiamento è vivere nella quotidianità qualunque essa sia, la crisi finanziaria, economica, la malattia, la formazione professionale. La drammaticità della guerra e il reinserimento nella società, vivere questo, questo amore senza confine all'uomo, all'uomo come bisogno. E come ha detto il Papa, è così vero questo. E Io prego tutti i giorni questo di, non, di viverlo e non dimenticarlo. Il vero contributo del cristiano è efficace. Solo se l'intelligenza della fede diventa intelligenza della realtà, allora quello che è davvero necessario per la mia vita e per la vita di questi ragazzi è una vera rivoluzione di amore. Grazie. Grazie. Grazie a Guido perché anche questo applauso che, che è prolungato dice una cosa che lui ci ha testimoniato così bene, non c'è recessione. Non c'è guerra che blocchi la libertà e che blocchi il desiderio. Come diceva lui ogni mattina, questi ragazzi, ma non questi ragazzi, noi ogni mattina abbiamo bisogno di una ragione per vivere, per alzarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci abbracci nella nostra totalità, che non abbia paura del nostro limite. E come ha detto bene nella grandezza e semplicità della sua testimonianza, Guido, a me è tornata in mente un'altra frase di un altro Papa: questa volta occorre che l'umano, che l'eroico diventi quotidiano e che il quotidiano diventi eroico. Ecco, questo accade quando, come dice anche il titolo del meeting, nella propria vita si impone l'evidenza di una certezza per cui si affronta tutta la realtà, e andiamo così all'intervento conclusivo di questa serata che è l'intervento di Don Pasqual Chavez Villanueva, rettore maggiore dei salesiani. Nono successore di Don Bosco, nasce nel cuore del nord del Messico nel 47, nell'agosto del 70 diventa salesiano. Tre anni dopo è ordinato sacerdote, dall'80 all'88 è direttore dell'Istituto Teologico di San Pedro dove insegna Sacra Scrittura e dal 3 aprile 2002 ad oggi è appunto nono successore di Don Bosco. Noi siamo grati, gratissimi della tua presenza qua oggi perché tutti ci sentiamo grandi debitori di quel grande carisma che è il carisma dei Salesiani, che è il carisma di Don Bosco. E noi che a Torino, appunto, cui io ho fatto, ho creato insieme ai nostri amici la piazza dei mestieri, anche venendo da una storia diversa, siamo certi che è proprio il soffio dello spirito di questi grandi santi e di Don Bosco in particolare, che è quello che ha fatto nascere e potenziato in noi questo desiderio. Quindi grazie per tutto quello che fate nel mondo, grazie per la tua presenza e a te la parola. Comincio ringraziando innanzitutto il ministro Maurizio Sacconi perché ha fatto una presentazione piena di speranza tanto più importante e significativa quanto che è istituzionale. Vuol dire riguarda scelte politiche senza le quali non c'è, malgrado la buona volontà, dei cambi strutturali di cui ne abbiamo bisogno. Per rendere realtà questo sogno di cui parlava Guido Picarolo, questa civilizzazione dell'amore frutto di un'altra cultura, un'altra forma di pensare, di rapportarsi, di affrontare la realtà, di trovare soluzioni. E io sono veramente molto lieto che siamo in tanti quest'oggi a riflettere sulla grande risorsa dell'Italia e di tutto il mondo, che non sono le risorse materiali, sono i giovani. Sono lieto che stiamo qui per parlare del maggiore e migliore investimento che può fare qualsiasi Stato, che è l'investimento sull'educazione e sul lavoro. Sempre mi ha meravigliato come paesi ricchissimi di risorse naturali vivono nella maggiore povertà. Ancora mi ricordo quando visitando il Perù mi dicevano alcuni degli insegnanti viviamo seduti su un banco d'oro e dico a che serve quando c'è tanta disuguaglianza, tanta mancanza di opportunità di educazione e di lavoro? tanta falta di un tessuto sociale di qualità. Sono andato invece ad altri paesi in cui sono stati capaci di trasformare il deserto in un autentico bosco. Qual è allora la differenza? Le risorse umane, le risorse umane frutto di un'educazione di alta qualità, capace di inserirsi nella società. Il vostro essere qui è segno che nutrite nel cuore una passione educativa. La vostra presenza questa sera è un segno che avete voglia di riflettere su una, una, non l'unica, delle tante risposte da dare ai giovani, la formazione professionale, purtroppo considerata da molti una scuola di basso profilo che non riserva prestigio a chi vi lavora. Ho ringraziato molto per questo motivo sia l'intervento magistrale del Ministro Sacone che la testimonianza da Guido. Come se un domani il prestigio sociale sarà ancora determinato dal tipo di lavoro aureolato in mitiche figure professionali e non invece se esso sarà effettivamente riconosciuto a chi dimostrerà capacità utili allo sviluppo della società civile. Cari amici, l'essere qui è segno del vostro amore a chi nel mondo giovanile soffre maggiormente dai rapidi cambiamenti di questo mondo. È molto facile mettere al margine quelli che fanno fatica. I ragazzi e le ragazze che fanno problema, chi non accetta facilmente quanto viene proposto o imposto dagli adulti nella scuola, nel tempo libero, nello stile di vita moderno interessato, come ben sappiamo più all'immagine che all'essere. Come vedo i giovani viaggiando tutto il mondo? Li vedo veramente profondamente toccati da tre elementi. Una perdita grandissima di fiducia in sé stessi. Sembrerebbe come se tutto il mito di uno sviluppo infinito che era stato presentato a loro è finito. Come vedo i giovani di oggi con l'angoscia davanti al futuro? per mancanza di opportunità educative, formative e di lavoro. Come vedo i giovani di oggi, vivendo in un continente diverso da quello degli adulti. La differenza tra il cosiddetto continente dei native digitals, di quelli che vivono in un altro mondo, non perché sanno usare i gadget, elettronici, ma perché la forma di pensare, di rapportarsi è diversa da quella del mondo degli adulti. Mia missione come superiore maggiore della congregazione salesiana a questo meeting di Rimini oggi è di cogliere le voci che provengono dai giovani dell'Occidente come quelli dell'Oriente, quelli dei giovani del Nord. E quelli dei giovani del sud, giovani che stanno vivendo il dramma delle guerre che non sembrano terminare mai, giovani che vivono nella miseria e nella povertà più assoluta. Mentre parlavo di questo nel Perù, mi dice un vescovo: nell'Occidente sviluppato e ricco, la domanda è se esiste vita dopo la morte. Aquí, como en tante partes de África, de Asia, la demanda es si existe vida prima de la muerte, es severamente si la vida es de tal cualidad que vale la pena, que merece, que es el derecho de cittadinanza de llamarse vida. Y esto es posible cuando la riempiamo di senso, le diamo la cualidad y facciamo realtà. Questo, che non può essere un solo slogan, e l'assistenza diventa una immensa certezza, diventa un programma molto impegnativo. Io sto qui per dare voce ai giovani della delle società opulenta, che pure non sazia la fame e sete del loro cuore, sempre inquieto, come rispondere ai 30.000 giovani che nel Giappone cercano di commettere suicidio, anzi, lo commettono ogni anno. Come rispondere a giovani della Francia che uno di ogni quattro adolescenti tenta il suicidio? Io li ho incontrati nella estrema miseria delle favelas del Brasile, come nell'uso dei paesi dell'Occidente. Li ho incontrati in nell'abbandono. Per esempio, quando visitando la Sierra Leone ho visto i gli adolescenti mutilati dalla guerra. L'ho visto, visto nello Sri Lanka, nei ragazzi sfruttati nel maledetto cosiddetto turismo sessuale. L'ho trovato nella Thailandia, dove per cultura i giovani cechi o le ragazze ceche sono discriminati in disparte. L'ho trovato nel Centro America, quando finita la guerra nel Salvador. Si è fatto un grandissimo intervento per creare tutto un centro di formazione professionale per mettere insieme i militanti che venivano dalla guerriglia e i militanti dell'esercito, non soltanto per prepararli alla vita, ma per fare un grande lavoro di riconciliazione e ricostruire un nuovo El Salvador. Li ho incontrati visitando i ragazzi che escono dal mondo della droga e che seguendo il progetto pedagogico di Viktor Makarenko la prima cosa è strapparli dalle città e per purificarli portarli alla selva amazonica e cominciare a sapere che cosa significa seminare e vedere come cresce la vita e come si può diventare non semplice consumatori né spettatori ma protagonisti. Oggi il sottotitolo di nostro pomeriggio, di, nost di nostra serata è tutti abili per una vita da protagonisti. In una società della conoscenza come questa italiana credo che si debba apprezzare l'obiettivo educativo, l'obiettivo educativo culturale e sociale di offrire a tutti i giovani fino all'età di 16 anni percorsi obbligatori di istruzione e di formazione, nella prospettiva di acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età, ma nello stesso tempo credo molto limitante obbligare tutti a seguire un medesimo percorso, senza alcuna libertà di scelta per i giovani e le loro famiglie. Nel rispetto delle attitudini, dei vissuti talvolta sofferti, della capacità e dei talenti di ciascuno. Se queste sono le opportunità che offrono l'esperimentazione dei percorsi di formazione professionale iniziale, si dovrebbero valutare i risultati conseguiti, prima di relegare tali interventi a funzioni complementari o di adattamento a innovazione tecnologica. E questa è la richiesta che i salesiani, che i loro collaboratori avanzano con forza e responsabilità civile in un'autentica consonanza con quanto avviene come già è stato illustrato dal ministro Sacconi negli altri paesi d'Europa. In un momento in cui si vogliono operare ampie riforme che incidono sul complessivo sistema educativo del nostro Paese, siamo i salesiani, figli eredi di un educatore, Don Bosco, che ieri si confrontava con la legge Casati, la legge Copino, tante altre disposizioni di legge, ma che oggi ci sprona a misurarci con altre sfide politiche, culturali e sociali che interpellano gli enti di formazione professionali che in Italia aderiscono alla Federazione Nazionale Forma. Questa nostra richiesta stasera non muove sulla base di un retaggio storico pure glorioso, né da una presenza da nicchia sopravvissuta ai tempi moderni, ma da una comune idealità, da una so solidarietà associativa che ci li fa sentire vicini testimoni di fedeltà alla dottrina sociale della Chiesa e che trova conferma in documenti e in tese che la Federazione forma, elabora e socializza, scrivendo ai miei salesiani, invitandoli a riscoprire i giovani con Don Bosco, un santo antico e sempre nuovo, ho indicato loro alcune urgenze giovanili alle quali oggi vogliamo dare una risposta ragionevole. I giovani cercano qualità di vita, ricercano spiritualità e trascendenza, richiedono accompagnamento da parte di adulti che li ascoltino, che li capiscano, che siano capaci di orientarli. Esiste in loro una forte domanda di nuovi rapporti di amicizia, di affetto, di compagnia, per superare le carenze affettive che li rendono insicuri, poco fiduciosi di sé, incapaci di stabilire rapporti stabili e profondi. Tra i giovani appaiono nuove forme di impegno e di partecipazione nel sociale, come l'esperienza di volontariato di servizio civile nelle sue svariate forme e stili. Don Bosco usava dire: Voglio formare onesti cittadini e buoni cristiani. Io lo sintetizzo in una sola espressione, formare persone per gli altri. Formare persone per gli altri, però, che hanno una triplice caratteristica. Persone ricche di valori umani, che li fanno diventare robuste personalità di una alta professionalità per vivere e inserirsi con successo in una società altamente concorrenziale e soprattutto giovani con una nuova cittadinanza, non soltanto desiderosi del proprio successo, ma di un autentico bene comune. Ringrazio ancora una volta che mi hanno preceduto. E Ringrazio anche la vostra pazienza. Grazie. grazie. Un, eh, un grazie sintetico a cui non voglio realmente aggiungere nulla perché sono veramente 150 anni di storia del nostro Paese e sono anche... 150 anni della storia dei salesiani, non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo, che hanno dato e ridestano la speranza dei giovani. E faccio solo tre brevissimi flash di conclusione. Oggi abbiamo visto che il desiderio è possibile che sia ridestato sempre. Sostenuti da una passione ideale, questi tentativi, fatti da esperienze diverse, giungono al cuore dei giovani e rendono evidente. Che nessuna debolezza, che pur come è stato sottolineato è evidente, può uccidere questo desiderio. Siamo di fronte, cioè, alla testimonianza di come una passione ideale e di come la fede continuano a rispondere alle esigenze del cuore, oggi come sempre, quindi anche nel ventunesimo secolo. Per questo chiediamo due cose. Chiediamo alle istituzioni passi sempre più precisi e concreti in questa direzione, certi che valorizzare queste esperienze e l'investimento sui giovani è l'unica vera grande risorsa di un Paese, perché solo questo dà speranza, dà fiducia, dà capacità di rischio e in ultimo genera anche sviluppo economico e sociale. Come ci ricordava ieri il Presidente napolitano, solo così ne usciremo. Ma in ultimo e concludo, è stato anche citato prima, come ci ha detto tante volte don Julian Caron ultimamente, aspettatevi un cammino, non un miracolo. Quindi la più grande richiesta non è alle istituzioni ma è a ciascuno di noi non aspettiamo, non cerchiamo che le condizioni ideali esterne siano perfette. Continuiamo a costruire con passione là dove siamo. Abbiamo il coraggio di stare di fronte all'alterità, alla ferita dei nostri figli, innanzitutto per chi li ha, dei tanti giovani che incontriamo. Amiamo il loro e il nostro destino. Non cediamo all'analisi sterile e cinica. Ne va della nostra responsabilità di adulti, ne va del mondo che consegneremo ai nostri figli. Grazie e buona serata.